Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mondo Camping. Notizie e curiosità dal mondo del campeggio. Oggi siamo insieme ad Angela. Angela è una camperista, dico bene? Sì, sono una camperista, sono di Salerno. Abbiamo fondato un gruppo Facebook che si chiama Viaggiare in Camper, dove organizziamo delle uscite, diciamo private, che poi condividiamo con i nostri membri che sono iscritti nel gruppo. Ecco, però in realtà io oggi sono qua per parlarvi, al di là del gruppo, di una cosa molto molto interessante. Si chiama Il Viaggio, sì, il viaggio vissuto tre volte. Che cos'è, Angela? Allora, tre volte perché pianificato, vissuto e raccontato. Quindi è un viaggio che è stato studiato, quindi con un itinerario preciso. Col camper, giustamente. E è stato vissuto e poi è stato raccontato tra queste righe. Qui, per tappe, per esperienze. Sì, per tappe. Ma c'è un secondo libro sotto, vero? Sì, questo diciamo che è nato per i bambini. Mamma, mi racconti una storia. Sì, Luigi e Maialino Nero. E la prima è una collana. Avrei intenzione di scrivere una collana. Ok. E il primo è Luigi il maialino nero, che è la storia di un cinghiale. E tutti questi libricini avranno una storia con un senso vero, cioè da far capire proprio alle mamme e ai bambini un qualcosa di specifico. Qualcosa di... Senti, ma in realtà noi parliamo di camper, parliamo di libri, ma c'è una cosa che è fondamentale legata al libro, sì, ovvero sì, la finalità di questo progetto. Sì, allora io sono un'infermiera, lavoro in oncologia e mi piacerebbe donare il ricavato, seppure ci fosse un ricavato, ai bambini oncologici dell'ospedale. Quindi la rilanciamo un appello. La ricerca, l'ospedale, che il dipartimento di oncologia dei bambini infantile che desidera può contattare Angela, sì, attraverso il gruppo Facebook, di Facebook che si chiama Viaggiare in Camper, e chiedere ad Angela di poter ricevere i proventi dalla vendita di questo libro, che immagino tu, Angela, sia assolutamente disponibile. Certo, certo, assolutamente. Allora, io direi che ci siamo, insomma, avete tutti i riferimenti, avete tutti i dati. Angela sicuramente si metterà a disposizione della prima persona che verrà a contattarla attraverso i canali social. Angela, fai la brava, perché a fare il cattivo ci pensi tu. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.